Ciao a tutti. Molti mi hanno chiesto se è il caso, per potenziare la loro forza muscolare, per potenziare e aumentare magari gli braggi, provare o comunque in allenamento allenarsi con flettenti di potenza superiore, diciamo 4 libre superiori, per poter potenziare la loro forza muscolare. Sì, in effetti può essere anche una buona idea quella di utilizzare flettenti anziché ho dei flettenti da 28 pollici e voglio aumentare, quindi posso allenarmi ad utilizzare flettenti da 32 pollici, da 32 libre volevo dire, e in questo modo incrementare una sorta di attività isometrica, aumentare la mia forza muscolare. Ma c'è un altro sistema per ottenere lo stesso risultato con i propri flettenti, e soprattutto interessantissimo, io posso aumentare la potenza istantaneamente senza nessun problema, a costo zero posso aumentare la potenza dei miei flettenti di 4, 5, 6 libre, tirare al bersaglio con le stesse identiche frecce, perché non cambierò minimamente lo spine dinamico delle frecce. Quindi sì, avete capito benissimo, io posso aumentare la potenza dei miei flettenti, quindi non la potenza dei miei flettenti, quindi la forza per andare in ancoraggio, quindi la forza per andare in ancoraggio, anziché il mio arco, ad esempio, ecco, questo è il mio arco che uso nell'indoor, ha una potenza effettiva di circa 33 libre, 33-34 libre all'incirca, 33 libre e mezza. Questo è l'arco che uso nell'indoor. Quindi quando tiro indoor, al mio allungo in questo momento ho circa 33 libre. Ma se io volessi allenarmi, cioè aumentare la forza di trazione per una sorta di allenamento di potenza muscolare, dovrei cambiare questi flettenti e mettere dei flettenti con almeno 4 libre in più. Quindi questi sono dei 66, dei Win & Win 66-34, dovrei mettere dei 66-38. Ma a questo punto le frecce diventerebbero assolutamente morbide e potrei solo tirare alla paglia e non provare anche al bersaglio per vedere se la mia capacità di tiro e di forma di tiro, di mira e di mantenimento della mira e dell'ancoraggio sono sempre gli stessi. Invece, con un piccolissimo stratagemma, posso tranquillamente adoperare lo stesso arco, gli stessi flettenti, non cambiare assolutamente niente, ma in trazione, anziché 33 libre, avrò 37, 38 libre, 35, 36, 37, 38, anche 40 libre, lo decido io. Lo spine dinamico a questo punto assolutamente non cambierà, quindi io tirerò sempre con la mia stessa identica attrezzatura al bersaglio per fare le opportune verifiche. Come fare ad ottenere questo miracolo, questo risultato? È molto semplice. Ho bisogno solamente di due elastici, un elastico e un secondo elastico. Cosa devo fare? Inserisco questo elastico in questo modo, prendo del nastro, questo nastro di carta va benissimo, questo è un pezzettino di nastro di carta, vedete dove si è posizionato, va benissimo, e con il nastro di carta lo fermo. Ecco fatto, in questo modo, dove si è fermato. Faccio la stessa cosa dalla parte opposta. Dove si ferma, molto bene, prendo il mio nastro, e lo fermo in questo modo. Mi raccomando, un nastro bello grosso, che non si deve staccare, in modo tale che ho questi due elastici. Ok? A questo punto, vi assicuro,
in trazione, anziché le mie solite 33-34 libbre, ho 38-39 libbre. Ma solo nella trazione. Nel rilascio i flettenti non sono cambiati, quindi lo spine dinamico della freccia sarà sempre identico. Vediamolo. Mannaggia! Vedete come tremo? In effetti sono più di 38 libbre. Ma al rilascio i flettenti imprimeranno la stessa identica potenza di prima alla freccia. Ho solo potenza in trazione. Nessun aumento di potenza al rilascio. E questo mi permette di provare, a seconda della grandezza degli elastici, mi permette di provare varie potenze. Lo posso fare tranquillamente col dinamometro, sentire che potenza. Metto un elastico più fine o più in alto e io posso provare con i miei stessi flettenti da 33, ne posso provare da 34, da 35, da 36, da 37, da 38, quanto voglio. Basta solo che cambio l'elastico, è semplicissimo. Non ho bisogno di provare altri flettenti per vedere se ce la faccio o se sono in grado di mantenere in trazione, in mira, la mia forma di tiro con flettenti superiori. Lo posso fare sia per prova che per allenamento, senza minimamente cambiare le frecce, senza minimamente cambiare il suo spine dinamico. Quello rimane invariato. Io ho solo aumentato la mia potenza in trazione. E questo è molto interessante perché mi permette di capire se sono in grado di gestire una libra in più, due libre in più, 5 libre in più, 10 libre in più. Ok? Rivediamolo. Ora, con questa configurazione, io, i miei flettenti da 33 libbre effettive sono passati a più di 38 libbre effettivi con questa configurazione. Se mettevo degli elastici più fini, ovviamente potevo averne di meno. Con gli elastici più grossi potevo averne di più. Lo rivediamo, con 38 libbre. Certo, non è la stessa cosa, però magari per le gare all'aperto a 50 metri posso cominciare già a vedere se riesco ad utilizzare flettenti con più performance o comunque con più libbre, sia per l'allenamento che per sperimentazione. Ok, spero di esservi stato utile con questi due piccoli elastichini e di farvi sperimentare un po' di più la vostra tecnica di tiro. Vi ringrazio, ricordatevi di iscrivervi al canale, schiacciare sulla campanella, è tutto gratis, e se mi volete supportare ricordate che c'è sempre il libro a vostra disposizione con tutto questo scritto sopra. Ok? Ciao a tutti!